Ben ritrovati ragazzi sul canale di Daniele, siamo tornati con Final Fantasy XVI e oggi finalmente secondo episodio in totale blind. Siamo nella palude, che qua chiamano Bonaccia, per combattere i goblin, scacciare i goblin che sono entrati all'interno dei confini di Rosaria. Adesso faccio confusione con i nomi, quindi dobbiamo ripulire la zona. Prima di fare ciò però ragazzi mi raccomando, lasciate tantissimi like, se siete nuovi fatevi un giro sul canale e iscrivetevi, attivate la campanella, così restate con noi qui, cresciamo insieme e ci divertiamo. Detto ciò ragazzuoli, sono felicissimo di poter andare avanti in blind, ma prima di affrontare i nostri primi goblin la volta scorsa ci eravamo detti che avremmo analizzato, guardate qui, le abilità che neanche nella demo abbiamo visto. Questi tre anelli che vedete che abbiamo equipaggiato la volta scorsa, temo, ho questo presentimento, che siano degli anelli, diciamo, per abbassare un pochino la difficoltà. Almeno leggendo le caratteristiche sembrano facilitare un po' il compito, anche le combo automatiche, insomma. Vediamo un attimo, facciamo il primo combattimento, ma in caso li tolgo ragazzi, non li utilizzeremo. Abilità, questa neanche nella demo l'avevamo vista e sono curiosissimo, non ho visto nulla, se sono in blind con voi. Abilità, punti abilità, abbiamo 50, ne abbiamo, quindi abbiamo questa ruota, vabbè, queste ruote, che per adesso è soltanto questa, ma non credo si limiti a ciò. E abbiamo queste abilità, esplosione magica, ma allora, queste icone intanto, vabbè, sono uniche, quindi... Blocca abilità, cosa vuol dire blocca abilità? Abbiamo anche la possibilità di ripristinare tutte le abilità, eventualmente se abbiamo sbagliato un percorso o vogliamo modificare qualcosa, tenendo premuto il touchpad ce le ripristina, quindi ce le fa ritornare alla condizione originale. E abilità consigliate, tieni premuto, cosa vuol dire? No, non lo voglio fare questa cosa qui, no. Dettagli. Ok, allora, calmi. Allora, iniziamo a vedere da questa qui sotto. Allora, provocazione. C'è scritto dimenticata. Usa R2 più touchpad per attirare l'attenzione di un bersaglio nemico. Bah, particolare. Lama ardente. Tieni premuto quadrato per infondere la lama di Clive con il fuoco. Rilascia per sferrare un potente attacco. Questa per esempio mi interessa, mi piace. Vedete là sopra ci sono le caratteristiche sotto forma di stelle. Abbiamo 5 stelline. Attacco, che è rappresentato dall'icona della spada, mezza stella. E vacillamento, abbiamo visto le stelline, sempre mezza stella. Chiaramente sarà un'abilità base. Tuffo, usa X più quadrato a mezz'aria per sferrare un fendente verso il basso. Che questa è molto carina. Affondo, sempre X quadrato per avvicinarti rapidamente a un nemico lontano ad attaccarlo, molto faiga. Vediamo sempre queste qui non evidenziate. Recupero rapido, usa R1 per riprenderti immediatamente dopo essere stato respinto indietro a terra da un nemico. Balzo, usa X a mezz'aria per sferrare un calcio a un nemico vicino aumentando l'altezza e la durata del salto. Beh, sembrano tutte interessanti. Incantesimi caricati. Tieni premuto triangolo per aumentare la potenza di un incantesimo. Questa probabilmente la sbloccherò subito. Esplosione magica. Ah, ok, ma queste evidenziate... Vedete là in alto c'è scritto appresa, padroneggiata. Padroneggiata. Ok, quindi quando sono nere, diciamo, non sono riempite... Sono da imparare totalmente, cioè proprio da imparare. Infatti c'è scritto impara, tieni premuto. Quando sono, diciamo, opache, con questa, insomma, semi-trasparenti, sono apprese. E se vogliamo padroneggiarle, ovvero farle diventare tutte piene, bisogna spendere sempre punti abilità. Ok, vediamo quelle apprese. Per esempio, usa triangolo subito dopo aver sferrato un attacco in mischia per generare un'esplosione magica a corto raggio. Bene. Usa triangolo per lanciare un incantesimo elementale contro un bersaglio, ok. Quadrato a mezz'aria per combinare fino a 3 attacchi consecutivi. Usa quadrato per colpire un avversario. Usa R1 per allontanarti rapidamente dal pericolo. Saltare, il salto. E la schivata. Va bene, ok. E ragazzi,
Ve l'ho detto, ce lo analizziamo a fondo, quindi abbiate pazienza e fatemi sapere voi nei commenti, insomma, se lo state giocando. Poi qui che abbiamo Fiamme Ascendenti, evoca un'ala infuocata che infligge danni e può scagliare nei nemici più leggeri. Questa l'abbiamo utilizzata contro Murdoch. Traslazione della Fenice, anche questa. Usa la benedizione della Fenice per colmare la distanza fino a un bersaglio. Durante la traslazione può sferrare attacchi in mischia e colpi magici. Però non l'abbiamo padroneggiata, ce l'abbiamo appresa. E queste altre sono bloccate, quindi sono da sbloccare. Allora, io vorrei subito prendermi questa qui. Per aumentare la potenza dell'incantesimo. Esatto. Così. Per non saperne leggere né scrivere, io lo faccio. E adesso, per adesso abbiamo soltanto questa sezione di abilità. Bene. Ragazzi, è giunto il momento di È che questo andare. non è proprio un sentiero ben tenuto. E chi credi che lo manterrebbe qua giù? Beh, qui eravamo arrivati, Non adesso ti ci sono scappare dalla i piaga. goblin che ci attaccano Pensare che un tempo e... qui era abitato. Il vecchio villaggio della Bonaccia è più avanti. O almeno quel che ne resta. Due ghill. Perché non c'è una minimappa o qualcosa, no, eh? Qui non possiamo andare. Qui c'è il nostro primo incontro con i goblin. Mi piace anche il design di queste Seguitemi. creature. Bene. Usa triangolo dopo aver colpito un avversario con quadrato per evocare un'esplosione magica che infligge ingenti danni a volontà. Vabbè, adesso dobbiamo prenderci un attimo la mano, ragazzi. Bello. Proviamo un po' la nostra nuova abilità. Ok, tengo premuto. Perfetto. Ci sta, ci sta. Bello. Goblin. I rapporti non mentivano. Sì, Allora, proseguiamo. questi Forse ce ne anelli che sono abbiamo altri. equipaggiato, non, dobbiamo vedere quando, dobbiamo farci attaccare da un nemico per vedere se effettivamente si rallenta il tempo. Quello sì. E così come volevo vedere, vedete, là in basso a destra abbiamo queste icone. R2 traslazione della Fenice. Fiamma ascendente, ma quindi basterà premere questo. Ah, sì, ok. E poi si ricarica. Perfetto, ok, va bene. Non ci perdiamo nulla, ragazzi, eh. Esploriamo con calma. Qua già ho visto un oggetto. Infuso rafforzante. Questo già l'avevamo letto, era quello che ci rende la pelle coriacea. Benvenuti alla Bonaccia. Prudenza, mio signore. Stai tranquillo, Wade. Eccoli qua. Non ci avremo un attacco a sorpresa, no? Ah no, cioè, ci vedono Sai proprio con altri. subito. Tempo zero. Per cambiare lock, per esempio, no? Tanto per. Non si può fa? Bello. Bottino. Una volta sconfitti alcuni nemici lasciano ghill oppure oggetti. Il bottino viene raccolto automaticamente avvicinandosi alle icone scintillanti. Ma per esempio, quella traslazione me la fa in automatico. Io non l'ho fatta prima. Ah, vediamo se rallenta il tempo. Vediamo. Se ci attaccano. Voglio farmi attaccare. Attaccami. Ma no, 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 no. Ok, adesso li togliamo, eh. Adesso li togliamo. No, 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 assolutamente no, 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 no. Allora. Via. Via.
Allora, il sistema di lockaggio mi sembra un po' meccanico. Si cambia il lock premendo a pressione R3. Non mi fa impazzire. Magari si può modificare, eh? Elementi non distruttibili. E frame rate abbastanza indecente. Che potenza il nostro Clive. Imboscata sicuro. Pozione. Come siamo messi a vita? Vieni. Ok. Vorrei cercare se possibile di non perdermi nulla. Nulla, nulla. Ah, ok, possiamo anche uscire dalla finestra. Mamma mia, mi devo abituare al frame rate, ragazzi, perché... perché sì. Corvaccio. Ehi, guarda qui, guarda qui. Non me li locca da qua su. No, niente. Fate attenzione. Alcuni di loro utilizzano la magia. E non sono pochi. Conviene sempre loccare, però... però è un po' scomodo. Quasi se, quasi se mettono qua sopra, finita. Vai giù. Bene così. Ehi! Via. Ma che cacchio è che mi sta... assolutamente frenetico il combat system. Ah, c'è un incantatore. Tessitore goblin. Chissà se c'è un bestiario. Penso di sì, ci sarà. C'è sempre stato. Sul combat system bisogna un attimo prenderci la mano, ragazzi, perché... pozione, spazio di metallo insufficiente, usato pozione. Vabbè. Vorrei tantissimo una minimappa, sono sincero. Allora, dove andiamo qua? Ci siamo buttati da lì. Dunque, qua. Così si aprono i ponti, ragazzi. Dovremmo essere vicini alla piazza principale del villaggio. Beh, potrebbe non essere un covo di goblin. Siamo ottimisti? Qui c'è subito una mid boss fight. Subito. Eliminiamo subito l'incantatore. Schifosi. Siamo in trappola. Mio signore. Sto pensando. Eccala. Quello è il capo. Una bella lingua quella goblin, comunque. Vorrei impararla. Però dobbiamo occuparci degli altri. Vogliamo sfoltirli allora un po'? Che domanda. Dove sta l'incantatore? Eccola. Dov'è? Eccolo. Bene così. Loro non hanno la morale, il morale. Buono, buono. Stavo dicendo, dovrebbero mettere degli indicatori che ti avvertono quando un nemico ti sta colpendo alle spalle. In realtà ci sono, non ci avevo fatto caso io prima. Sono un po' sottili, però si può fare. Vabbè. Ce n'era un altro. Eccola là. Via. In piedi, Sir Morta. Vai così, lui è grosso.
Nemici formidabili, i nemici più grossi vanno affrontati con cautela, hanno molti più PV delle loro controparti più piccole e spesso utilizzano abilità devastanti per sopraffare gli avversari. Usa la benedizione della Fenice non solo per infliggere danni considerevoli a questi nemici, ma anche per spezzare il loro morale. Spezzare il morale di un nemico può farlo vacillare, rendendolo incapace di agire e vulnerabile agli attacchi. È vero, noi ci dimentichiamo sempre di questi. Sbagliato tutto sbagliato. Eccolo questo. Io ho schivato però, ragazzi. Ammazza quanti HP c'ha lui, Via, 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 via. Quanto gli togliamo? Vabbè, questo gli togliamo proprio nulla. Allora, calmo, calmo. Blocchiamolo. Attacco della Fenice, l'abbiamo finito totalmente. Adesso ce l'abbiamo di nuovo. Olè. Sì. Vacillamento parziale. I nemici vengono fatti parzialmente vacillare quando la loro barra di volontà è ridotta al 50%, creando una breve occasione per sferrare attacchi combinati. Vai così. Ma l'attacco della Fenice non ce l'abbiamo. Stiamo lì dietro, tanto non dovrebbe farci nulla. È tosto il ragazzo qui, Molto tosto. No. Perché non mi fa il... non mi fa la traslazione dietro. Sarebbe molto utile. Perfetto. Sfruttare ogni esitazione. Se riduci la barra di volontà del nemico fino a portarla a zero, questi vacillerà. Quando un nemico vacilla, potrà infliggergli danni extra, aumentando i danni di ogni colpo fino a un massimo del 150%. La quantità totale di danni inflitti in questo lasso di tempo viene visualizzata soprattutto al nemico mentre riacquista i sensi. E si stanno scaricando le cuffie. Quindi adesso noi le mettiamo subito a caricare. E siamo di nuovo in game. In questo lasso di tempo viene visualizzata sopra il nemico mentre riacquista i sensi. Vediamo. 88 per 1,05. Dai ragazzi, sfondiamolo. Danni da vacillamento 984. Poca roba, Via, 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 via. Bella schivata questa, Clive. Grande. Bene così. Allontaniamoci. Amico mio. Facciamo gli altri attacchi in salto, esatto. Mi sembrano buoni. Dai, l'ho schivata. Questa è una schivata perfetta, era. Dai così. Madonna, le pizze che ci stiamo a prendere. Dai che sta vacillando, dai. Ecco qua, vai. Ma mi sa che mo è finita, amico mio. Ragazzi, ma cioè, che fate voi? Non attaccate? Ma tanto per, Gigas lui è 1478, decisamente di più della prima volta. Spoglie. Perfetto. Attacco, ok. Oh, ricompense delle battaglie. Dopo le battaglie più importanti, un'altra schermata dei risultati dimostrerà le tue prestazioni in battaglia e le tue ricompense. Le ricompense dipendono dalle tue prestazioni e possono includere oggetti, equipaggiamenti, punti abilità e punti esperienza. Bracciali rosariani. Sebbene a prima vista questi modesti bracciali possano sembrare scomodi da indossare per chi ha la sfortuna di avere avambracci poderosi, analizzandoli con attenzione si scopre che la banda è incompleta, il che permette a chi li indossa un po' di conforto, a prescindere dal suo braccio. Questi sono molto buoni, difesa 10, e io direi che ci rimettiamo subito, adesso li indossiamo. Amico mio. Torna qui e combatti, codardo! Inseguiamolo, prima che chiami anche gli altri. Allora, equipaggiamento e abilità. L'equipaggiamento può migliorare in modo significativo le caratteristiche del giocatore, ma solo se equipaggiato tramite la sezione equipaggiamento del menu principale. Allo stesso modo, le abilità giuste possono ribaltare le sorti di una battaglia, ma solo se apprese e padroneggiate tramite la sezione abilità del menu principale. La padronanza delle abilità esistenti e l'apprendimento di nuove richiedono punti abilità che si ottengono in combattimento e completando le missioni.
Perfetto, allora innanzitutto equipaggiamento ed Akon, ci abbiamo il parabracci rosariani, perfetto. E questo è ok. Pozione potente. Pozione, quanto siamo? No, siamo pieni. Vabbè. Eccolo lì. Ma gli posso sparare? No, non mi fa utilizzare la magia. Beh, intelligente, ma non sarebbe il capo altrimenti. Oh. E ci stiamo a perdere qualcosa qua, no? E mo? Facciamola finita. Del lago. Oh, per la miseria. Cosa? Un mormoro così assurdo. State alla larga dalle sue facce. Bene così. Di qualcosa è peggio. L'abbiamo appena finito di combattere un nemico formidabile. Mannaggia la miseria. Ma sei arrivato dietro? Lasciamolo vacillare subito. Bisogna utilizzarla, ragazzi. La cosa della fenicella, non mi ricordo adesso come si chiama, ma dopo rileggo. Attenzione al veleno. Alito malefico. Esatto, dobbiamo fare molta attenzione. Seguite i consigli del vostro capo. Stategli più dietro possibile. Occhio, lo sapevo. Mi ci freghi una volta, ma la seconda. Lontani dalla bocca. Voglio farlo vacillare senza utilizzare l'attacco della fenice, perché voglio poi attaccarlo mentre è in vacillamento. Tipo adesso, esatto. Quanto ci... Ammazza, 997. Buonissimo. Dai ragazzi, dai ragazzi, dai ragazzi. Dai però, attaccate, su! Non posso fare tutto il lavoro. 2432. Tutto merito dell'attacco della fenice. Dove va? Ne ho la più pallida idea. Occhio ragazzi, occhio. Non lo farai. Impazzito. Impazzito totalmente. Attacchi cinematici. Durante un momento cruciale della battaglia, quando lo schermo lampeggia di colore blu. Beh, che dire? Però continua. Ora, bene, si riprenda. Ma quell'avviso di surriscaldamento... mi ha un po' destabilizzato, ragazzi. È successo anche a voi? Allora, un mio amico oggi mi ha detto che ha letto una notizia riguardo appunto a questa problematica del surriscaldamento della PlayStation durante i combattimenti, soprattutto quelli cinematici. Ho letto l'articolo anch'io su un sito, e però parlava che era successo a una nota YouTuber. E di conseguenza ho detto, vabbè, poi lo proverò in prima, però una testimonianza su milioni mi faceva ben sperare. Invece è successo anche a me in questo momento. E niente, non mi fa tantissimo piacere la cosa. Parliamone. Fatemi sapere appunto se anche a voi è capitato. Intanto non ho dovuto spingere la play, è ripartito da solo. Però adesso controllerò insomma il suo riscaldamento. Parata, usa quadrato nel momento in cui un nemico ti attacca per parare il colpo, rallentando momentaneamente il tempo e lasciando l'avversario esposto a un contrattacco. Ok.
Perfetto, dai di vacillamento. Vai così, vai ragazzi. Non facciamoci intimorire. Occhio. Vabbè che tanto adesso diciamo che no, rieccoci. Vediamo se si surriscalda ancora la PlayStation durante questo attacco cinematico. Già che ci siamo. Schivate cinematiche. Durante un momento cruciale della battaglia, quando lo schermo lampeggia di colore rosso, premi R1 prima dello scadere del tempo per schivare un attacco nemico. Mio signore. Allora, cinematico è cinematico, io non lo metto in dubbio. E non so quanto sia funzionale e quanto sia Final Fantasiano come approccio. Però ci piace, eh. Non lo disdegniamo. Ok, va bene così. Mi curo. Perfetto. Perfetto, no, ma ah, è impazzito totalmente. Vai così. Il nostro amico Molboro. Allontaniamoci. Ci sei, eh. Ci sei. No, no, vieni qua. Me l'avete fatta vedere. Molboro ucciso. Voglio tanti punti esperienza, soprattutto perché insomma c'è stato quel disguido. Ok, si cresce, ragazzi. Però non ci ha dato nulla. Se no un bel po' di punti abilità. Quindi noi ce li siamo. Signore. Ecco, vuoi bere un goccetto? Chi l'avrebbe mai detto? Non bastava la presenza dei goblin qui. Ci mancavano i Molboro. Chiederò a sua grazia di inviare un contingente. Se non li fermiamo qui, presto li avremo ai nostri cancelli. Dobbiamo muoverci. È meglio andarsene prima del tramonto. Se partiamo immediatamente, saremo a Porta Fenice prima di sera. Abbiamo fatto Piazza Pulita, giustamente. Adesso dobbiamo andare a proteggere il nostro fratellino Joshua. Ma saranno finite qui le sorprese, eh? Dannata piaga. Perfetto. Porta Fenice. Rosaria nord-occidentale, quest'antica cittadella costiera non solo difende Rosaria dalle incursioni settentrionali, ma fugge anche da terreno sacro in cui il o la dominante del ducato può entrare in comunione con i suoi antenati e chiederne il consiglio in vista di importanti battaglie. Noi sappiamo che il nostro dominante attualmente è Joshua, il nostro fratellino. Allora ragazzi, niente, ho controllato la play, effettivamente brucicchia un po'. E sono andato a vedere su alcuni forum, e pare che molti utenti abbiano segnalato questo stesso problema che avete visto voi, l'abbiamo immortalato proprio qui all'interno di questo episodio, e pare che questa cosa succeda con lo scontro proprio con questa creatura qua, con il Molboro. E vediamo se effettivamente ci darà ancora problemi, perché alcuni hanno, gli è successo soprattutto in queste scene cinematiche. Vediamo se da qui in poi ci risuccederà. Comunque noi ne prendiamo atto e andiamo avanti. Dunque, Porta Fenice. Si viaggia, si raggiunge il Papi a Porta Fenice e Joshua, fratellino.
qualche tempo dopo. Vabbè, sì, da quando siamo dagli eventi della Bonaccia. Migliaia di occhi rossi. No, aspettate, il bello arriva adesso. Sua signoria, sfodera la spada. Il capo dei goblin fa per scappare, ma finisce dritto in bocca a un malvolo. Altra pena! Altre storie! Bevete e festeggiate, ragazzi! Domani dobbiamo lavorare. Può essere gratificante vedere il proprio allievo farsi una fama. Il giovane signore ha un futuro radioso. Già, una sera potrebbe persino degnarsi di unirsi a noi. Stai bene? No, padre. Sono solo stanco. È stata una lunga giornata. Sono tutti pazzi di Clive. Sì. Tuo fratello sarà un ottimo scudo. Ne siamo orgogliosi. Padre... Ma perché il dominante nasce solo nella nostra famiglia? Non mi sembra giusto. L'uomo non vive senza la benedizione dei cristalli. E i cristalli si rivelano tramite l'uomo. Tu sei stato benedetto, Joshua. Benedetto come dominante. Hai in te il potere di un Aegon. La nostra famiglia deve condividere tale potere con il popolo. Questo è il nostro compito. Vieni, ragazzo, nella piana sgombra. Segui le fiamme, poi sorgi dall'ombra. Il nostro canto risuona. Sì, che bravi, eh? Amici, più forte! Noi sempre, probabilmente sempre solitario. Si starà chiedendo dove sei. E dovresti diventare un ottimo segugio. Tarlog si chiama il cane, o Torlog. Ecco dove eri finito. Che ci fai qua fuori? Non c'eri al banchetto. Durante i banchetti... Noi scudi possiamo rilassarci e... Io non amo molto i dolci e la birra. Io invece detesto la verdura. Che ridere. Beh, la verdura ai bambini non piace, ragazzi, si sa. Si sa. Hai ucciso un Malboro. Tutti tessevano le tue lodi. È una novità. Quando mi sono unito a loro, mi credevano un signorino viziato. Se non sapessi brandire una spada, sarei uno zimbello. Il primogenito fallito dell'arciduca.
Sei tu quello in cui credono. Ti invidio. No, non è vero. Non credono in me. Credono nei poteri del dominante. Mio fratello la Fenice, signore della vita e della morte. Ma non è giusto. Dovevi essere tu. Non sono in grado di guidare il nostro popolo. Io non ho la forza. Ma tu ce l'hai. Ognuno ha il suo compito. Il nostro è stato deciso quando i nostri antenati hanno eletto il dominante come arciduca di Rosaria. Per assicurarsi che quando la nazione si troverà in difficoltà, la Fenice sorgerà dalle fiamme per trarci tutti in salvo. Il destino di Rosaria è in mano al dominante. È un fardello che devi portare. E che mi dici di te? Sono nato per essere il tuo scudo. Sono stato benedetto dalla Fenice per proteggere il nostro futuro sovrano a ogni costo. Per quanto sia difficile, non ti deluderò mai. Grazie, Clive, per prenderti sempre cura di me. Ecco. Prima anche tu, però, devi prenderti cura di te stesso. D'accordo? È meglio rientrare. Si è fatto molto tardi. Notte, Thorgal. Thorgal. Scorta dalla capitale. Cos'è, un cavallo di Troia? Ce ne avete messo? Avete assaggiato le merci, È davvero una fortuna che il nord sia pieno di mercanti che ci portano un po' di vino. Un barile lo diamo ai ragazzi in servizio. Ecco. Ma che? Vabbè. Ingresso preso, capitano. Procediamo secondo il piano. E tu chi sei? Odore.
Perdonate, principe. Ah, Wade. Sono io, Wade. Voi non so se vi ricordate. Ricordo, che succede? Siamo sotto attacco. Non so chi siano, ma hanno dato fuoco a mezzo castello. Devo portarvi al sicuro, Altezza. Molto bene. Sono pronto. Con me, Vostra Altezza. Ah, giochiamo nei panni di Joshua? Un giovane in fuga. Che spettacolo. Un attimo, Wade, arrivo subito, eh? Giusto il tempo di dare un'occhiatina. Ragazzi, esatto, questo volevo fare. Non l'abbiamo fatto nella palude, mi sono dimenticato, mannaggia la miseria. Vabbè. Joshua Rosfield, secondogenito dell'arciduca di Rosaria. Quindi noi siamo, vabbè, giusto. Joshua è stato nominato erede al trono del ducato quando si è risvegliato come dominante della Fenice. Il suo amore e la sua ammirazione per il fratello maggiore, Clive, sono assoluti ed è orgoglioso che questi presti servizio come suo primo scudo. Il suo amore per le carote, invece, non è altrettanto forte, ma ce l'ha detto, insomma. Sir Wade, fedele scudo di Rosaria, scelto dal Lord Comandante Rodney Murdoch per accompagnare Clive nella sua spedizione alla Bonaccia. Un tempo paggio di basso rango, Wade fu ispirato ad arruolarsi dopo che una catasta di legna gli cadde addosso e il giovane Joshua gli salvò la vita. Porta Fenice, una fortezza cinta da mura situata vicino al confine nord-occidentale di Rosaria. Originariamente era stata costruita per fungere da avamposto contro i territori settentrionali, ma il suo vero scopo è celato nelle rovine sopra cui è stata eretta la fortezza. Qui, in un'antica camera accessibile soltanto dal dominante del fuoco, si tiene il rito della comunione ancestrale, un importante rituale in cui si dice che la Fenice possa sentire le voci degli antenati del ducato. Infatti noi eravamo qui per questo. Seguiamo Wade. Chiaramente qua. Ah, ma possiamo combattere anche noi. I nemici sono già dentro il castello. Temo di sì, Altezza. Dobbiamo sbrigarci. Vabbè, lui è potente, cavolo. Scusate, eh. Ah, va bene, ok. E quindi non c'è. Lui, vabbè, non ha equipaggiamenti, roba varia. Per ora, almeno. Plague Tale, è diventato Plague Tale sto gioco. Cos'è stato? Li devo aiutare. Le fiamme sono ovunque. Dietro, Vostra Altezza, non è uno di noi. Ti preoccupare, ci penso io. Stai fermo. Chi è? No, pensavo fossimo più potenti, dico la verità. Voglio capire, ma questo STC si aggiorna costantemente? Esatto. Sacro Impero di Sambrec, una nazione che occupa le distese nord-orientali del continente di Ciclonia, la cui capitale è l'importante città di Oriflamme. Sambrec è la più grande teocrazia del regno e vanta un proprio cristallo madre, testa di drago. Sotto il governo del Sacro Imperatore, gli abitanti di Sambrec hanno una vita agiata grazie alla benedizione del cristallo, che ritengono un dono della dea Greagor. Ok, abbiamo scoperto anche cos'è questo territorio del Sambrec. Siamo a nord-oriente. Eccoci qua, via. Stai buono. Dai, è così. Questo è potente. Però chiaramente lui si stanca molto. Ma siccome non vedo perdere HP o PV, io la uso. Dannazione, sono dappertutto. Ma perché l'impero dovrebbe farlo? Sono nostri alleati. Scopriremo, caro Joshua. Ma qui abbiamo due strade. Un po' qua sotto. No.
Wade, ma sei tu che segui me praticamente, non sei qui per portarmi via. Con l'altro. Il dominante è qui. Stanno cercando me. Mi sembra molto chiaro, no? Sono qua, guarda, sono il dominante, mi stavi cercando? Guariga. Ma i nostri companion non hanno la barra degli HP, quindi... Tyler! No, Tyler! Merda, è gravemente ferito. Ci abbiamo Guariga, lo guariamo noi. Salvo io. Vostra Altezza, io... Tranquillo, adesso andrà tutto bene. Li trattengo io. Ma sarà Clive? Clive! Joshua! Vieni qui. Tyler, sei ferito. Sopravvivrò. Grazie a Sua Altezza. Vostra Grazia, Lord Murdoch. Hai salvato il giovane principe. Ben fatto, Sir Wade. Ti sono debitore, soldato. È un onore, Vostra Grazia. Ecco fatto. Dobbiamo andarcene. Andiamo al cancello posteriore. Mia Lostelan, tu Isaghelif. Che i venti ti guidino a Rosalith. L'arciduca e il dominante non devono fuggire. Trovateli. La porta nord è là. I Chocobo sono nelle stalle. Padre, prendete Joshua e mettetevi al sicuro. No, non me ne vado senza di te. Dovresti essere il mio scudo, ricordi? Lo so bene. Per questo devo trattenere i nemici mentre ti metti in salvo. Ordinerò alle forze rimaste di radunarsi al cancello. Andate. Farò il mio dovere. Anche tu devi fare il tuo. Io lo so. Tieni al sicuro nostro padre. Conto su di te, Joshua. Andiamo a ripulire. Ok, infuso pelle di pietra. Poi diamo un'occhiata agli oggetti. Ah, c'è l'incantatore. Calla. Allora, ferma. Andiamo prima da lui, perché...
Porca pina mazza. Quanto gli togliamo con questo? Ma poco. Vabbè, finché so così. Allora, legionario imperiale, te ne vai. Traslazione, metti a segno 15 attacchi traslanti. Sono tutti morti. Kill. Vabbè, dateci i soldi. Qui. Maledizione. Pozione. Pozione potente. No. No, come pozione potente? Ma dai, scusate un attimo, Oggetti, ma dai. Perché siamo pieni. Infuso rafforzante, non l'abbiamo letto. Aumenta il 10% la potenza d'attacco per 60 secondi. L'ondata di euforia provocata da questa miscela dall'odore ripugnante. Già l'abbiamo letto questo. Ok. Poi le proviamo, le useremo, ragazzi, queste, questi infusi, chiaramente. Vedi qua com'è la situation, eh? Perché stanno facendo così all'impero? Capitano! Le armature sono fichissime. Uccideteli! Sì, eh? Va bene. Che nessuno fugga! Ai vostri ordini! Subito dal maghetto, andiamo da Harry Potter subito. Bene, Harry Potter ci saluta qui. Capitano imperiale. Aia. Perfetto. Bello. Quello era l'ultimo. State bene? Ma Starina è un po' troppo io grande, sì. C'è una sorpresa. Ma sono preoccupato per mio padre e Joshua. Meglio tornare. Era chiaro, era palese. Vabbè, sta questi quick time event mi sembrano abbastanza tranquilli. Cavaliere dell'Alba Accecante. Tu sei lo scudo benedetto dalla Fenice. Brenos ti salverà. Questa è tosta, ragazzi, eh. Piano, piano, piano. Stuzzichiamolo un po' da lontano. Bella schivata questa. Via, 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 via. No, ho sbagliato. Maledizione, ho sbagliato tasto. Facciamo un po' così, va. Bene. Ok. Gli abbiamo semi spezzato il morale. Ok. Sta fermo, maledizione. Vai così. Dai che lo stiamo sfondando. Dai che vacilla. Maledizione, dai. Sì. Bene così. Dai, Murdoch, su, forza! Tosta. Tosta. Sì, vabbè, scendi. Vai così. È scoperto! Attacco cinematico da paura? Bellissimo. Ora Clive, colpitelo. Sì, sì, eccomi. Bene così. Cavaliere dell'Alba Accecante, mi stai a dire, eh? Bello, bello, bello. Dici? Secondo me te ne penti più te. Ma c'ho proprio questo... st'impressione, c'ho. Carichiamo un po'. No. Bello questo. Doppio salto. Uno.
2. Chissà ci sarà qualche abilità che ti fa recuperare la salute, ti fa una sorta di regen. Magari sì. Bene. Beccate questo in bocca. Murdock, vai. Vai come se non ci fosse un domani. Te lo ordina il tuo capo supremo. Bene così. Dai che è andato giù. Dai che è andato giù, vabbè. Sì. Gloria a Sunbreak. Gloria a Sunbreak. L'abbiamo combattuto anche bene. Secondo me ci dà una ricompensa. Tanto aumentiamo di livello, il che non guasta. No, nessuna ricompensa. Vabbè. Siete ferito? Sto bene. Dunque, hanno mandato i dragoni. Brutti vermi imperiali. Intendono davvero invaderci. Non ancora. Sono troppo pochi. Non puntavano a invaderci. Puntavano a ucciderci. Abbiamo finito. Ora torniamo da mio padre. Guardate, qui. Abbiamo consegnato queste fasce ieri. A Rosalit. Se erano già tra noi, ce ne saranno altri. Mio padre e Joshua sono in pericolo. Sbrighiamoci. Monta in sella. Cos'è stato? La Fenice ci parla? No. Siamo infiltrati nelle nostre fila. Tyler sta ancora abbastanza schiacciato. Bene, grazie al cielo. Vostra grazia, state bene? Per il momento. Andremo a Rosalith per i rinforzi. Mi servirà il tuo aiuto per scortare Joshua alla capitale. In sella, Joshua. Padre! Mi spiace, vostra grazia, purtroppo non sarà possibile. Maledetti! Voi servi senza onore! State dietro, vi avverto! Corri, Joshua, corri! No! No. Altezza! Fuggite! Che mui si risveglia tutto il tuo dovere. Si risveglia il mostro. Tieni al sicuro il nostro padre. Io dovevo. Capirai. Forza, uccidetelo. E che te vuoi ucciderla? Ma Wade e Tyler che stavano proprio là vicino. La
Fenice! Joshua! Lord Murdock! Joshua! Smettila! È fuori controllo! Devo fare qualcosa! Devo salvarlo! No, mio signore! State indietro! Clive! Grazie, Ambrosia. Mi hai salvato. Dai, pure Ambrosia. Ma che inizio drammatico è? Rimettila in piedi e scappa. Ti prego. Joshua, stai soffrendo. Non ora. Forza! Sei il suo scudo. Fai il tuo dovere! Salvalo! Mio signore! Cosa? È quello che diavolo? Ifrit. Un altro Aegon del fuoco. Ma è impossibile. E questo siamo noi. Che spettacolo, ragazzi. Momento assoluto. Chi sei? Chi sei? Lasciami in pace. Lasciami in pace. E questo è l'inizio. Incarna la Fenice. Giocando nei panni della Fenice avrai a disposizione i seguenti comandi: attacca, mira e schiva, l'avevamo già visto. Quando punti un nemico, il cerchio di puntamento si espande. Questo è il momento giusto per attaccare. Epicità a palla, ragazzi. Epicità a palla. Questo è il vero scontro, questo è il vero scontro. Ma non ha capito, ma siamo noi Ifrit? No, troppo tardi. Vabbè, ma non gli togliamo niente a lui però, oh. Devo capire se insomma la morte è prevista oppure no. E dai, però schivo, ma non si capisce nulla, porca miseria. Ma poi, qualora fossimo noi, Clive, perché dovremmo combattere? Queste cinematiche sono clamorose, ragazzi, eh. Sì, siamo riusciti a schivarlo. Diciamo che non è molto leggibile, ma vabbè. Queste sezioni sono incredibili.
ci fosse un minimo di fluidità in più, ragazzi, sarebbe proprio, staremo a parlare proprio di cose clamorose. I fuochi d'artificio stanno a fare. Vai, vai Fenice. Più di così non so che sparargli. Stiamo distruggendo tutto, ogni cosa. Sì, mamma mia, schivata per un pelo, ragazzi. Schivata per un pelo. Musica epica. Non ci sto a capire niente. Dove sta? Eccolo. Sì, schivato, sì. Ma mi sa che è questo tuo fratello, però, eh. Non vorrei dire, ma... Sto dicendo una cavolata? Non è Clive? Per adesso l'unica cosa che mi fa un po' storcere il naso sono questi quick time event, che secondo me potevano risparmiarseli, o quantomeno studiarseli un po' meglio, dare un po' più di skill al giocatore, di abilità. Mi cambi il comando, me lo fai durare di meno, perché così è proprio, vabbè, come per dire, vabbè, tranquillo, spingi il pulsante quando sei comodo, insomma, è quadrato, oppure R1 per la difesa. Un test d'abilità un po' più importante sarebbe stato carino. Dannazione tra... La sfera Genkidama. Attenzione. Pronta a colpire. Ci ha sfondato. Ma pure lui si è fatto male però. Giustamente la Fenice risorge. Che scontro epico. Che bellezza. E la Fenice sta bella incarognita, eh? Niente. Ifrit pelle d'amianto. Non osare toccare mio fratello!
Aiutami! Aiutami, Clive! No, qui non è Clive, Joshua! Non siamo... Fermati! Fermati! Ho giurato che l'avrei protetto! Ti prego! Ti prego! Fermati! Niente, Ifrit è indomabile, ragazzi. Comunque sia, dalla Fenice non dovrebbe poi rinascere. Assassino. Ti ammazzo. Cazzo, lo giuro! Giuro che ti ammazzo! Bravissimo il doppiatore di Clive, mi piace molto. Combinato un disastro. Davvero un peccato per la Fenice, ma era inevitabile. Oh, condoglianze, vostra grazia. Possiamo fare qualcosa? Non siete soddisfatto, capitano? Joshua era tutto per me. Una bella. E ora è morto. Spero solo che ci sia un posto per me nel mondo che sua radiosità vuole creare. Capisco. Vostra grazia, guardate! Serie devono averlo protetto dalle fiamme. Lo facciamo prigioniero? Non c'è bisogno. Uccidilo. Fermo. Mio marito non smetteva mai di ripetere che è un ottimo soldato. Sono sicura che sarà una fantastica aggiunta alla prima linea imperiale. Cioè lei se la faceva con l'impero di Sunbreak. Tiratelo su. Forza, ragazzo. Diventerai un soldato. Joshua. E qui finisce il prologo. Siamo tornati nel presente. 873. Bentornato. Scusami. Com'è la situazione? Diciamo solo che Shiva e Titano, che bisticciano, non ci hanno reso la vita facile. Biat. Quindi? Come pensavi? I crociati si stanno ritirando.
Li seguiremo. Abbiamo appena perso un uomo. Se torniamo senza la testa di Shiva, ci aspetta la stessa fine di Beast. Preferisco rischiare con i sangue ferreo. Almeno morirei combattendo. Ma solo dopo di te. Io non morirò. Non oggi. Dunque è deciso. Non moriremo. Ora, se non ti dispiace, abbiamo un esercito da seguire. Nuove abilità degli Aikon. Le abilità degli Aikon, Ciclone Scarlatto e Ondata Incandescente della Fenice, sono ora disponibili e potenziabili nella sezione Abilità dal menu principale. Ricorda, una volta ottenute, le nuove abilità devono essere equipaggiate nella sezione Equipaggiamento ed Aikon. Come si aspettano che uccidiamo qualcosa in... Eccole. Traslazione della Fenice, ok. Poi, con il quadrato, tenendo premuto R2, evoca un'ala infuocata, è quella che facciamo noi. Questa qua è nuova. Ciclone Scarlatto, ruota velocemente generando un anello di fiamme che brucia tutti i nemici. Questa è fighissima, tra le altre cose, molto figa. E fa soprattutto tanto vacillamento, cioè una stella in più rispetto a Fiamme Ascendenti, che il vacillamento secondo me sarà una caratteristica importantissima. Ragazzi, abbiamo vissuto tante emozioni in questo episodio, abbiamo capito un po' come si è evoluta la... diciamo cosa è successo 13 anni fa. Probabilmente, così, guardando un po' il design di queste armature che indossiamo adesso, presumo che noi facciamo parte del... poi ci siamo addestrati dell'esercito dell'impero di Sunbreak, se non mi ricordo che male, insomma. Vorrei vedere una cosa, esatto, prima di salutarci, ragazzi, perché direi, insomma, siamo a un'ora e venti, un'ora e mezza, ci leggiamo un attimo questa storia dei tempi correnti e ci facciamo un po' un'idea. Sono molto curioso. Wyvern, un soldato schiavo dell'esercito del Sacro Impero di Sunbreak. Ora, quindi noi siamo schiavi. Ecco sulla guancia il simbolo, come aveva quello schiavo all'interno delle mura. Allora mi viene il dubbio, ma erano loro gli infiltrati? Erano tra gli infiltrati assassini? Vabbè. Ora, al suo 13° anno di servitù, sebbene sia stato schierato come fanteria di prima linea, le capacità magiche conferitegli dalla benedizione della Fenice l'hanno portato a essere promosso in una squadra d'élite di assassini, dove gli è stato assegnato il suo soprannome. La loro ultima missione consisteva nello scendere nella gola di Nisa, dove era in corso una battaglia sanguinosa tra il Regno di Ferro e la Repubblica di Dalmechia, per uccidere la dominante di Shiva. Ok, quindi facciamo parte adesso dell'impero di Sunbreak. Shiva, guardiana del ghiaccio, la sua comparsa sui campi di battaglia basta a raggelare il sangue dei suoi nemici. I Sangueferro hanno schierato Shiva contro le forze repubblicane nella gola di Nisa, dove questa si è riscontrata con Titano, l'Aikon della Terra. Guardiano della Terra, attualmente Ugo Kupka, ne è il dominante. Ma sembra un po' tipo l'attacco dei giganti, insomma, no? se avete visto l'anime. Assume la forma di un gigante dalla pelle di pietra, i cui pugni di granito scuotono il terreno a ogni suo possente colpo. Il dominante di Titano si è risvegliato tra gli abitanti dei deserti dalmechiani, prestando il suo potere alla Repubblica per proteggere la nazione in tempo di guerra in cambio di potere e status sociale. Bastardi, un'unità di assassini dell'esercito imperiale incaricata di eliminare la dominante del Regno di Ferro, guardiana del ghiaccio e ricettacolo dell'Aikon Shiva. Tutti i suoi membri, compreso il suo capo Tiamat, sono dei portatori, uomini marchiati costretti in schiavitù per la loro capacità di utilizzare la magia. Ok, quindi tutti coloro che hanno questa abilità, l'abilità magica, vengono resi schiavi. Bene. Soldato marchiato, portatori costretti a combattere per la nazione che li ha ridotti in schiavitù. Sebbene siano in grado di lanciare potenti magie, sono considerati del tutto sacrificabili e vengono spesso schierati in prima linea o inviati in pericolose missioni di ricognizione o assassinio. Quindi siamo un po' la feccia della società.
Gola di Nisa, una profonda e arida valle nella parte orientale della Repubblica di Dalmechia. Per esempio, la Repubblica di Dalmechia non sappiamo collocarla, perché a occidente c'è Rosaria, nord-oriente c'è l'impero di Sunbreak, e più spostato nord-occidente abbiamo Porta Fenice, no? Se non dico una cavolata. Durante la battaglia dei Regni Gemelli nell'865 fu teatro di ripetute schermaglie quando il Regno di Ferro cercò di lanciare diverse incursioni in territorio dalmechiano. Molto, molto, molto bene. Ovvio che no. Uccideremo solo la ragazza. Ragazzi, che la tiene al io vorrei andare avanti, vorrei registrare per 8 ore di seguito, ma purtroppo, ahimè, il tempo è quello che è. Questo episodio probabilmente non è uscito lo stesso giorno che vi avevo promesso 2 episodi, ma non ce l'ho fatta sicuramente, quindi uscirà, insomma, oggi che lo state vedendo. Per me domani. E nulla, commentate ragazzi, fatemi sapere. Abbiamo avuto anche in diretta quel problemino sul sito di riscaldamento della PlayStation. L'abbiamo, insomma, vi ho detto, ho letto quei forum. Speriamo che non riscontrare ulteriori problematiche. Per il resto, ragazzi, poi avremo modo, tantissimo modo, di analizzare anche le criticità, le cose che magari ho trovato un po' meno funzionali. Ma siamo ancora all'inizio, quindi prima di buttarci in ragionamenti, in analisi, aspetterei un pochino, e soprattutto molte cose poi ce le facciamo nel mentre. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così non vi perdete i contenuti che pubblico ogni giorno. Final Fantasy, per esempio, lo porterò, spero, sempre a cadenza giornaliera, anche perché è un titolo molto corposo e, come vedete, c'è tante scene, tante cutscene, i tempi si dilungano. Quindi avrete sicuramente giornalmente l'aggiornamento su Final Fantasy XVI e più tutte le altre serie che stiamo portando avanti. Ragazzi, io e il nostro Wyvern, ormai diventato un assassino marchiato, feccia della società, lavoriamo per l'impero di Sunbreak, vi diciamo alla prossima. E avremo a che fare con Shiva. Che voglia, che voglia.